parte più esterna di noi sono le azioni o le parole, eh? Io metterei in questa zona sia azioni che parole, cioè la parte di noi che si connette col mondo esterno, quello che facciamo e quello che diciamo. Quindi il mondo vede di noi quello che facciamo e quello che diciamo. Certo. Sotto questa zona c'è una zona emotiva, la sensazione, no? È quella che ci spinge a dire e fare quello che diciamo e quello che facciamo. Al di sotto, al centro di tutto, c'è una cosa che si chiama il sistema di convinzioni, cioè ciò che crediamo, quello che abbiamo imparato, la nostra esperienza, la nostra educazione, la nostra cultura, tutto, tutto è in quella parte centrale. Ora diciamo che accade un evento, va bene? L'evento accade, noi pensiamo che stiamo reagendo all'evento, ma in realtà noi interpretiamo l'evento attraverso le nostre convinzioni. Queste convinzioni generano delle emozioni e le emozioni generano le nostre azioni. Ora, il motivo per cui lo metto così è anche farti vedere che a volte io dico non voglio più comportarmi così oppure non voglio più sentirmi così e puntualmente finiamo per ricomportarci e per risentirci in modi che non vorremmo provare. Perché certo. Partiamo cercando di levare l'effetto, non la causa di questa storia, perché la causa di questa storia sta nelle convinzioni, il modo di pensare che sta dietro a tutto quello che facciamo. Te pensa magari a un incidente grosso davanti, ci sono tre persone, uno rimane immobilizzato dalla paura, uno scappa e l'altro corre verso l'incidente per trovare qualcuno da aiutare, no? Tre persone diverse hanno tre reazioni allo stesso identico evento, no? Come dicevamo certo. Prima, un cellulare è uguale, però ognuno ha la sua reazione. Quindi certo. L'evento... in realtà non è che causa qualcosa, non causa il nostro comportamento, l'evento non causa mai il nostro comportamento. Ciò che causa il nostro comportamento sono le convinzioni.